Benvenuti alla 18ª lezione del corso di Storia Romana. La lezione di oggi ha per tema la crisi dell'organismo imperiale da Marco alla metà del III secolo. Gli argomenti della lezione di oggi sono da Marco a Commodo, crisi demografica, produttiva e finanziaria, la guerra civile e l'ascesa di Settimio Severo, il governo e l'amministrazione dell'impero, i successori di Settimio Severo, l'impero dopo i Severi. Bene, cominciamo la nostra lezione con il primo argomento, appunto da Marco a Commodo. Bene, ricorderete come Adriano avesse stabilito una complessa procedura per garantire la successione dell'impero anche dopo, dopo il periodo di governo del successore che egli aveva designato, che doveva succedergli immediatamente, vale a dire Antonino Pio. Adriano aveva previsto che Antonino Pio, oltre che adottare Marco, che poi sarebbe dovuto essere appunto l'imperatore da lui voluto, doveva anche adottare Lucio Elio Commodo, il figlio della prima persona alla quale Adriano aveva pensato come un suo successore e che però era morto molto presto. Si ebbe a questo punto una successione, ma una successione doppia, ciò che probabilmente Adriano non aveva previsto, vale a dire che alla morte di Antonino Pio ricevettero l'impero sia Marco Aurelio sia Lucio Elio Commodo, il quale assunse il cognome di Vero. I due imperatori dunque, questo è un esperimento importante, per la prima volta abbiamo una duplicità di imperatori sullo stesso piano, in qualche modo i due imperatori si distribuirono i compiti. Marco era un seguace dello stoicismo, non amava evidentemente l'impegno diretto nella gestione dell'impero e quindi lascia in sostanza gli impegni, soprattutto gli impegni bellici, al fratello. Questi impegni bellici diventano ora davvero rilevanti. Si determina una guerra, anzitutto una guerra in Oriente. C'è una rottura della pace che viene dopo parecchi decenni e per la prima volta si devono constatare i pericoli che comporta la cosiddetta strategia preclusiva, vale a dire quella per la quale le truppe legionarie e ausiliarie venivano poste lungo il limes. Naturalmente tutto questo significava che, siccome il limes era molto lungo, in ognuno di questi tratti la possibilità di uno sfondamento, se vi fosse stata un'invasione in massa, sarebbe stata forte. In pratica quello che succede adesso è esattamente questo: un insieme di eventi determinano un grosso pericolo per l'impero. In primo luogo il sovrano partico invade l'Armenia. Però c'è una reazione romana proprio con Lucio Vero, una reazione che ha successo. E tuttavia capita che le truppe di Lucio Vero dall'Oriente portino nelle regioni dell'impero, e devo dire in quasi tutte le regioni dell'impero, una terribile pestilenza. La diffusione di questa pestilenza è veramente generalizzata. Si tratta di una epidemia presumibilmente di vaiolo. Ecco, si è discusso tra i moderni proprio sulla base della sintomatologia che risulta dalle fonti coeve, in particolare da Galeno, ma sembra essere quasi certo appunto che si tratti di un'epidemia di vaiolo che risulta particolarmente rovinosa. Noi abbiamo appunto una testimonianza della gravità degli effetti della diffusione della pestilenza tanto da fonti più tarde, tanto da epitomatori più tardi, quanto da alcune poche fonti coeve, e poi abbiamo soprattutto la documentazione di alcune iscrizioni e soprattutto adesso di molti papiri che testimoniano appunto come la pestilenza sia arrivata in Egitto. Alla pestilenza, poi, alla gravità del contagio, si associano altri problemi bellici molto consistenti, determinati appunto dal fatto che si determinano delle invasioni
di popolazioni germaniche. I Quadi e i Marcomanni approfittano del fatto che, proprio per poter condurre la campagna contro i parti, era stato necessario sguarnire il fronte renano e quello danubiano. Dunque i Quadi e Marcomanni invadono addirittura l'Italia settentrionale, arrivano sino ad Aquileia, invadono anche le regioni della penisola balcanica, arrivano sino ad Eleusi, e quindi ci si trova davvero a dover affrontare una situazione di fronte alla quale addirittura Marco si trova costretto a procedere a nuovi reclutamenti in Italia. E è la prima volta che si passa di nuovo alla coscrizione, che di fatto non era mai stata abolita, anche se era sempre bastato appunto il reclutamento volontario. Un'altra misura interessante anche per i suoi sviluppi successivi è il fatto che Marco appunto accoglie per la prima volta dei barbari entro l'Italia, addirittura li insedia nell'Italia settentrionale. E naturalmente tutto questo produrrà degli effetti, rappresenta tutto questo un precedente che poi sarà inevitabilmente seguito dagli imperatori successivi. A aggravare ulteriormente la situazione c'è una rivolta del legato di Siria a Vidio Cassio, che però viene rapidamente debellata. Marco a un certo punto, rimasto unico imperatore, perché è vero muore abbastanza presto, si associa il figlio Commodo, nel 177, muore peraltro nel 180 proprio della pestilenza. A questo punto la successione dinastica è inevitabile. Commodo è sia pure l'unico figlio rimasto, ma è il figlio rimasto, figlio naturale, e dunque a un certo punto Marco è in qualche modo costretto ad abbandonare il principio fondamentale della successione dell'impero adottivo. E Commodo abbandona immediatamente la guerra, e che proprio adesso stava cominciando a dare qualche frutto. Commodo chi è? Commodo, ecco qui vediamo appunto il busto di Commodo nella posa di Ercole. Commodo è un imperatore amante della pace. Le fonti gli sono molto ostili, gli rimproverano appunto il fatto che preferisse essere l'Ercole di Roma, il gladiatore nell'anfiteatro, piuttosto che imperatore. Un luogo del biografo della Historia Augusta dice che correva appunto voce che Commodo fosse nato da una relazione adulterina. Commodo però, ecco, in quanto amante della pace, interpreta un poco il suo tempo, interpreta la voglia di pace del suo tempo. Non è casuale che gli stia accanto una concubina, Marcia, che ha evidenti simpatie cristiane, anche se poi Marcia parteciperà alla sua uccisione. Ecco, a questo punto però si determinano una serie di complotti e di congiure, tra l'altro resi più gravi dal fatto che la crisi raggiunge Roma, ed è crisi di nuovo, crisi determinata dalla pestilenza e determinata dalla carestia. Ecco, dobbiamo appunto volgerci adesso a esaminare gli effetti della crisi demografica, produttiva, finanziaria, che è in qualche modo innescata dalle guerre e soprattutto appunto dalla pestilenza. La mortalità di crisi ha effetti notevolissimi sulla popolazione dell'impero, fa presumibilmente diminuire la popolazione dell'impero forse di un terzo o anche di più. Abbiamo già visto come la epidemia si fosse diffusa in molte regioni dell'impero e come fosse assai grave. Noi abbiamo qualche indicazione, sia pure relativa a singole località, per esempio dell'Egitto. In un villaggio, il villaggio di Soknopaiu Nesos, nel 178-79 addirittura scompare un terzo degli abitanti. Noi lo sappiamo appunto perché abbiamo il registro dei contribuenti. Un terzo dei contribuenti scompare nell'arco di pochissimi mesi.
È importante per quanto riguarda poi specificamente la città di Roma la testimonianza di Cassio Dione, il quale mette in rilievo come appunto nel 189 la epidemia fosse talmente grave a Roma da determinare addirittura la morte di 2000 persone al giorno. La diminuzione della popolazione significa anche il calo della produzione. Calo della produzione che dobbiamo pensare deve avere anche influito non soltanto, come adesso vedremo tra un momento, sul livello dei prezzi in generale, ma in particolare sulla struttura dei prezzi relativi. Deve avere naturalmente determinato una decrescita del prezzo dei cereali rispetto a quello di altri prodotti, deve avere determinato l'ampliarsi delle aree destinate all'allevamento, l'ampliarsi dei territori abbandonati, lo possiamo dire sulla base di confronti con altre realtà preindustriali. E naturalmente ci sono difficoltà finanziarie anche delle città alle quali si comincia a rispondere in maniera molto più, come dire, più puntuale che in passato attraverso l'invio di rappresentanti dal centro che devono appunto curare le finanze cittadine, i curatores del rei pubblice. La crisi produttiva significa anche crisi e calo delle entrate dello Stato. I proprietari non sono più in grado, per esempio i proprietari coinvolti nel programma alimentare non sono più in grado di pagare le usure del programma alimentare. Dobbiamo ricordare un attimo qual era il meccanismo degli alimenti. L'imperatore prestava dei soldi ai proprietari terrieri, i quali ipotecavano i loro fondi nei suoi confronti e poi pagavano un interesse annuo. Ora, ecco, i proprietari presumibilmente in questo periodo si trovano a non essere più in grado di pagare un interesse che era peraltro assai modesto rispetto appunto all'entità dei terreni obbligati, dei terreni ipotecati. E però questo significa naturalmente che la situazione è assai seria. Gli anni di comodo non vedono solo appunto un mutarsi probabile della struttura dei prezzi relativi, ma vedono anche una prima forte spinta inflazionistica. Una prima spinta inflazionistica che è determinata dal fatto che le spese dello Stato sono in realtà incomprimibili, quindi a fronte di una offerta, di una produzione calata, rimane una domanda molto forte, una domanda pubblica, il che determina l'inflazione. Questa spinta inflazionistica è attestata per l'Egitto. Naturalmente a questa spinta si risponde anche alle difficoltà finanziarie dello Stato, si risponde attraverso il peggioramento del fino della moneta. La situazione diventa ancora più grave, quindi abbiamo visto appunto il calo delle entrate dello Stato, la situazione diventa ancora più grave con la morte, con la uccisione di Commodo, e quindi con la guerra civile e l'ascesa di Settimio Severo. Dobbiamo appunto ricordare come Commodo viene ucciso nella notte di San Silvestro del 192 e la sua uccisione suscita una reazione quasi isterica da parte dei senatori, i quali scelgono un vecchio senatore appunto a succedergli, e Pertinace. Pertinace, intermezzo di Pertinace abbiamo detto, perché Pertinace governa per appena due mesi, per appena tre mesi, e poi viene ucciso dai pretoriani. Pertinace tenta una serie di misure per sostenere la situazione difficile dei produttori, per sostenere la situazione difficile economica dell'impero. Per esempio, appunto, rimette le usure ai proprietari coinvolti negli alimenti. Soprattutto dobbiamo ricordare una misura che è citata da Erodiano, stabilisce che chiunque possa coltivare i terreni lasciati deserti e chi li coltiverà ne avrà la proprietà e avrà la esenzione del tributo per 10 anni. Pertinace tenta anche una politica di riduzione delle spese dell'amministrazione, tenta un miglioramento del fino della moneta, probabilmente determinato dalle difficoltà che incontrava ormai il denario abbastanza
svalutato con una minore quantità di argento nella circolazione. Abbiamo detto che poi viene ucciso dai pretoriani, i quali che cosa vogliono? Sostanzialmente vogliono un donativo sempre più elevato. E difatti ciò che si determina ora è che si dice l'impero viene messo all'asta. Che vuol dire l'impero viene messo all'asta? Che i pretoriani, che sono un poco coloro i quali hanno in questo momento il potere di acclamare l'imperatore, in sostanza chiedono un donativo sempre più elevato. E si determina una competizione fra i due contendenti e chi ha la meglio è Didio Giuliano, il quale ha messo un donativo più elevato. A questo punto però si determina una situazione di guerra civile analoga a quella del 69, vale a dire che le truppe legionarie sparse in tutto l'impero acclamano i loro comandanti. Chi sono questi comandanti? Sono Settimio Severo, che è governatore della Pannonia Superiore, poi Clodio Albino, governatore della Britannia, e Pescennio Nigro, governatore della Siria. Severo si accorda in un primo momento con Albino, marcia su Roma, Didio Giuliano è stato condannato dal Senato ed è ucciso prima ancora che Settimio Severo arrivi. Ecco, qui vediamo il ritratto appunto di Settimio Severo e subito però Severo deve affrontare il conflitto con l'altro pretendente, Pescennio Nigro, e quindi si allea con Albino e comincia appunto ad affrontare Nigro, non prima di avere però risolto alcuni problemi a Roma. A Roma Settimio Severo scioglie le coorti pretorie, le ricostituisce con i suoi legionari e poi appunto, dicevamo, si volge contro Nigro, lo vince rapidamente e poi affronta, ecco, di nuovo il problema partico. Si volge contro i parti, c'è una prima campagna fortunata, poi una seconda che comporta la presa di Ctesifonte e anche la presa di un ingentissimo bottino che deve servire a sistemare le finanze imperiali. Ecco, qui vediamo il plastico dell'arco di Settimio Severo e qui vediamo appunto l'arco di Settimio Severo dedicato nel 203, dedicato ob rem publicam restitutam imperiumque populi romani propagatum dal Senato e dal popolo romano. Il popolo romano anzi è fatto oggetto, proprio in occasione dei decennali di Settimio Severo, di una liberalità di proporzioni enormi, di un congiario di proporzioni enormi. Ecco, prima di risolvere il problema della parte, o quantomeno di risolverlo temporaneamente, però Settimio Severo ha dovuto sbarazzarsi dell'altro competitore, vale a dire Clodio Albino. La vittoria su Albino ha conseguenze di rilievo, dal momento che buona parte del Senato, dei senatori, erano a lui favorevoli. Settimio Severo confisca i loro beni e ne confisca così tanti che, come vedremo, si arriverà a una riorganizzazione stessa del patrimonio imperiale. Certamente Settimio Severo ha dovuto però affrontare un problema, che è quello della legittimazione. C'è stata ancora una volta una rottura della continuità dinastica con la guerra civile, però il principio dinastico ha ancora la sua validità, tanto ce l'ha che Settimio Severo in un primo momento deve addirittura presentarsi come legittimo successore di Pertinace e assumerne il nome, poi più tardi fa ancora molto di più, perché addirittura arriva ad auto-adottarsi nella famiglia degli Antonini, a proclamarsi fratello di Commodo, in questo modo riabilitandolo. E lo stesso figlio maggiore, Bassiano, figlio maggiore di Settimio Severo, assume un altro nome, viene chiamato appunto Marco Aurelio Antonino, e sarà il futuro imperatore Caracalla. Nell'iscrizione dell'arco di Settimio Severo che abbiamo visto, Settimio Severo si viene detto figlio di Marco, quindi evidentemente il riferimento è al suo padre adottivo o presunto padre adottivo,
e il figlio a nome di Marco Aurelio Antonino, il fratello di Marco Aurelio Antonino, il cui nome però è stato Eraso, perché appunto poi Getta viene condannato, e Getta è nobilissimus Cesar. Quindi si rileva ancora una volta la necessità di una legittimazione dinastica proprio nel momento della rottura della continuità dinastica. Il periodo dei Severi, il periodo soprattutto di Settimio Severo, è un periodo molto importante per la storia anche dell'amministrazione dell'impero. Dobbiamo tenere presente tutta una serie di misure che per esempio riguardano l'Egitto. In Egitto Settimio Severo introduce i senati locali, avvia quel processo di trasformazione delle metropoli dei nomi, delle metropolis dei nomoi, in vere e proprie comunità cittadine, e quindi comincia a venir meno quella particolarità dell'Egitto rispetto a tutte le altre province della quale abbiamo parlato in una passata lezione. Soprattutto è importante la riorganizzazione dell'esercito. La riorganizzazione dell'esercito che è innanzitutto il portato dell'estremo favore dell'imperatore nei confronti dell'elemento militare. Si dice che Settimio Severo sul letto di morte avesse detto ai figli: arricchite i soldati e non preoccupatevi di altro. Quindi c'è certamente questo maggiore peso che assume adesso l'elemento militare. Non per caso Settimio Severo aumenta il soldo dell'esercito, comincia a diminuire, a eliminare le detrazioni che i soldati pagavano sul proprio soldo per acquistare le merci di cui avevano bisogno. Abbiamo visto come Settimio Severo riorganizzi le corti pretorie, ne raddoppia il numero degli effettivi. Un'altra innovazione molto importante, che in qualche modo interrompe una tradizione seguita da secoli, è il fatto che Settimio Severo colloca una legione, la Legio Secunda Partica, la colloca ad Albano, nei pressi di Roma. È veramente un fatto inusitato. Le truppe legionarie non erano in Italia, nel territorio italico, a partire dall'epoca di Silla. Altre misure riguardano il comando. Per esempio comincia a esserci una sostituzione al comando delle nuove legioni di senatori con cavalieri, con prefetti tratti dall'ordine equestre, e prefetto è anche il governatore della nuova provincia di Mesopotamia che viene creata appunto dopo le conquiste nella Partia. Un altro aspetto interessante è il coinvolgimento dei giuristi nel governo dell'impero. Il coinvolgimento dei giuristi in quanto partecipanti al Consilium Principis, l'organismo ristretto appunto che ha la funzione di consigliare l'imperatore, e anche perché alcuni di questi giuristi diventano prefetti al pretorio. Un altro aspetto importante al quale abbiamo già accennato è la riorganizzazione della proprietà e delle finanze imperiali. Viene creato un nuovo dipartimento, o quantomeno viene riorganizzato un nuovo dipartimento, che è quello della res privata, probabilmente in conseguenza o comunque in connessione con le confische estese operate appunto da Settimio Severo nei confronti dei beni dei seguaci dei suoi oppositori. Questo allargamento della proprietà imperiale determina peraltro una maggiore intromissione dell'imperatore nella vita economica dell'impero. Basterà citare un caso in particolare: dalla documentazione relativa all'importazione dell'olio betico della Spagna, dunque a Roma, noi possiamo rilevare come la funzione del trasporto viene in qualche modo assunta dalla stessa amministrazione imperiale nel corso dell'età severiana. La funzione del trasporto vuol dire che l'olio che viene trasportato a Roma è di proprietà a questo punto dell'imperatore. Noi questa documentazione la vediamo naturalmente nei cocci che hanno costruito il Bontetestaccio a Roma, appunto, e che sono oggi ancora studiati proprio per esaminare le varie fasi di questa importazione di olio a Roma. E qui vediamo, ecco, nel plastico del Roma imperiale, sempre del Museo della Civiltà Romana, vediamo appunto il colle artificiale costituito dal testaccio.
Dobbiamo infine ricordare le provvidenze forti nei confronti della sua città di origine, vale a dire l'africana Leptis Magna, che conosce un periodo di boom che si collega, qui vediamo appunto una immagine con il plastico delle terme di Leptis Magna, si collega questo boom della città di Leptis Magna al boom della olivicoltura nella Tripolitania. Ecco, e questo è un periodo nel quale si ha davvero una ripresa forte, anche una ripresa economica forte, dopo il periodo di crisi, quantomeno in alcune province dell'impero. Naturalmente la ripresa produttiva non può non tenere conto delle difficoltà che ancora ci sono per quanto riguarda la finanza imperiale. Certo è sintomatico che Settimio Severo sia stato costretto a una drastica riduzione del metallo fino, del contenuto di metallo fino nella moneta argentea, che si attesta al 50% e che può riuscire perché sempre di più si afferma il principio secondo il quale la moneta appunto non è una merce come tutte le altre, ma è, come dice Paolo in un famoso frammento, il giurista Paolo, è prezium di tutte le cose. Dunque il suo valore, il valore che la moneta ha, è quello che gli dà l'autorità che la emette, indipendentemente dal valore intrinseco che la moneta stessa può avere. Questa consapevolezza che il valore della moneta dipende dall'autorità che la emette, naturalmente consente di poter emettere moneta a un valore intrinseco assai inferiore al valore nominale. Perché? Perché c'è l'obbligo da parte degli utilizzatori della moneta di accettare la moneta che porta il vultus dell'imperatore. Rifiutare la moneta che porta il vultus dell'imperatore significa in realtà macchiarsi di un delitto capitale, di un delitto di maiestas. Parliamo ora dei successori di Settimio Severo. Caracalla viene associato nel 207 come Augusto e Geta, l'altro figlio di Caracalla, di Settimio Severo, il figlio minore, è Cesare. Settimio Severo si trova a un certo punto con Caracalla in Britannia a combattere con le popolazioni della Scozia, ma muore a Buracum, York, e a questo punto si ha una successione che è ancora una volta una successione duplice, che addirittura potrebbe prefigurare una sorta di spartizione dell'impero fra i due figli di Settimio Severo, ma Caracalla molto presto uccide Geta, addirittura lo uccide tra le braccia della madre e quindi rimane unico imperatore. Ecco, Caracalla è un personaggio interessante di questa dinastia severiana, molto attaccato dalla tradizione senatoria che gli è davvero ostile. Caracalla cerca la gloria militare, la cerca soprattutto tentando una grande spedizione con la Partia. La sua idea è anzi quella di unire in definitiva i due grandi imperi attraverso anche un'unione matrimoniale. Questa cosa non riesce, quindi Caracalla attacca l'impero partico e però per poter sostenere questa politica di espansione naturalmente deve spremere i contribuenti, soprattutto i più ricchi, e questi contribuenti, la cui voce poi è quella che compare nella nostra documentazione, nelle nostre fonti letterarie, filosenatorie, gli è molto molto ostile. Cassiodione attribuisce addirittura alla rapacità di Caracalla la stessa concessione della cittadinanza a tutti i peregrini, perché in questo modo, dice Cassiodione, avrebbe costretto i peregrini a pagare le imposte che pagavano i cittadini romani, la vicesima hereditatium, in particolare la centesima rerum venalium. In realtà il provvedimento con il quale Caracalla concede la cittadinanza a tutti i peregrini, vale a dire la Constitutio Antoniniana,
È un provvedimento che viene come naturale esito di un lungo processo di integrazione delle popolazioni provinciali nell'ambito della cittadinanza romana. In realtà è interessante il fatto che ne siamo informati poco dalle fonti. Ne parla, abbiamo visto, Cassiodone, che però dà questa interpretazione malevola, addirittura Erodiano e il biografo della Historia Augusta non ne parlano. Le fonti più tarde addirittura si confondono esattamente, appunto, sul nome, Constitutio Antoniniana, la attribuiscono anche ad altri imperatori che hanno avuto questo nome di Antonino. Noi conosciamo qualche cosa di più della Costituzione da un famoso papiro, il papiro di Gissen 40, nel quale compare una clausola che esclude da qualche cosa un gruppo di persone definite deditici. Ora si discute su quale sia la natura di questa esclusione. Qualche studioso ha supposto che i deditici venissero esclusi dalla concessione della cittadinanza. In questo caso si sarebbe trattato delle plebi contadine non urbanizzate delle province dell'impero, che sarebbero dunque rimasti fuori dalla cittadinanza. E altri viceversa suppone che la clausola si riferisca ad altro, cioè definisca in sostanza il fatto che pur ricevendo la cittadinanza romana, tutto ciò non significa che viene a essere eliminata come dire, la condizione delle singole comunità, soprattutto per quanto riguarda i loro obblighi di natura fiscale. Ecco. Certamente è vero che con la Costituzione antoniniana comunque viene meno la gerarchia di comunità all'interno dell'impero, le comunità cittadine diventano sostanzialmente tutte comunità di cittadini romani. Caracalla viene ucciso durante la campagna partica e viene a essere nominato appunto colui che ha istigato l'assassinio, vale a dire il prefetto al pretorio Opellio Macrino. Bene, Macrino è una figura importante perché si tratta del primo cavaliere che diventa imperatore. Naturalmente questo comporta anche qualche problema nei suoi rapporti col Senato, però problemi maggiori Macrino ce li ha con l'esercito, perché Macrino non segue questa politica di estremo favore nei confronti dei soldati, e allora viene acclamato da una legione in Siria un esponente della stessa famiglia dei Severi, il cugino di Caracalla, Vario Avito Bassiano, che però viene presentato come un figlio illegittimo di Caracalla. E dunque tutto questo deve servire a ribadire il principio dinastico. E così come appunto come figlio di Caracalla viene presentato un altro cugino di Caracalla, cioè Gessio Alessiano Bassiano, il futuro imperatore Severo Alessandro. Ecco, Macrino viene a questo punto ucciso e Elagabalo diventa imperatore. Elagabalo, perché Elagabalo? Perché questo cugino, appunto, presunto figlio illegittimo di Caracalla, si presenta come colui che importa a Roma il culto del dio Bolide Sole di Emes, un culto siriano. Lui si presenta come sacerdote di questo appunto culto, ecco perché è la Gabalo. Porta una ventata di esotismo orientale a Roma e naturalmente tutto questo non può non rendergli ostili buona parte degli ambiti più tradizionalisti di Roma. Tanto è vero che a un certo punto sono le stesse donne della sua famiglia, che sono in questo periodo molto importanti, a partire appunto da Giulia Domna, che era la moglie di Settimio Severo, si rendono conto appunto che Elagabalo non ha un futuro e quindi lo fanno eliminare e viene eletto al suo posto Severo Alessandro, cioè l'altro cugino di Caracalla. Ora, la tradizione ama moltissimo Severo Alessandro. Severo Alessandro, per il suo biografo della Historia Augusta, la Historia Augusta è un insieme di vite degli imperatori
da Adriano a Caro Numeriano Caino, quindi alla fine del III secolo, scritta presumibilmente però in epoca più tarda, verso la seconda parte del IV o gli inizi del V, si discute molto, un insieme di vite che si finge scritto da un unico autore, scusate, si finge scritto da più autori, da sei autori diversi, ma in realtà è probabilmente opera di un unico autore, di un falsario, diremmo così, di epoca successiva. I sei autori sarebbero dell'epoca appunto di Diocleziano, di Costantino, mentre invece è probabile che queste vite siano successive. Comunque la cosa importante è che queste vite ci rappresentano il punto di vista del ceto senatorio, e questo punto di vista è estremamente ostile a Caracalla e alla Gabalo, ma è estremamente favorevole a Severo Alessandro. Severo Alessandro è veramente il prototipo del buon imperatore. In realtà, quantomeno dal punto di vista militare, Severo Alessandro non è stato un grande imperatore. C'è per la verità da dire che negli anni Severo Alessandro si compie un rivolgimento di importanza epocale per i rapporti futuri appunto tra Roma e l'Oriente. Vale a dire, una nuova dinastia persiana, quella dei Sasanidi, costruisce un nuovo impero persiano e riprende il controllo praticamente di tutto l'ex impero partico. E Ardashir conquista poi Ctesifonte. Questo cambio determina anche una modificazione nella stessa politica seguita nei confronti di Roma, che è una politica che adesso diventa assai più aggressiva. Quindi i persiani invadono la Mesopotamia, la Cappadocia, la Siria, e Severo Alessandro deve in più affrontare anche nuove invasioni germaniche. A questo punto viene ucciso dalle truppe, è acclamato imperatore e un altro cavaliere, che però questa volta è un vero e proprio soldato, è un cavaliere che proviene dai ranghi, e cioè Massimino il Trace. Ecco, affrontiamo perciò il tema ultimo di questa lezione, l'impero dopo i Severi. Ecco, è questo il periodo nel quale per la prima volta l'impero davvero minaccia di dissolversi, la costruzione imperiale minaccia di dissolversi. Il III secolo nella sua interezza, ma poi in particolare questo periodo direi centrale, ha suscitato un dibattito moderno molto acceso, perché in linea di massima c'è una tesi tradizionale che vuole vedere in particolare, diciamo, i 50 anni che vanno dalla morte di Severo Alessandro sino poi a Diocleziano, alla ripresa diocleziana, come una sorta di spartiacque, come al più semmai come una cerniera tra due mondi che sono radicalmente contrapposti, molto differenti fra di loro: il mondo del Principato e il mondo del cosiddetto Basso Impero, di quello che questa lunga tradizione di studi definiva il Basso Impero. In realtà, presumibilmente, dobbiamo insistere sì sulla crisi, ma anche sugli elementi di continuità, oltre che su quelli di frattura che vi sono in dubbi nel corso del III secolo. E gli studi più recenti mettono appunto piuttosto in luce gli elementi di continuità che vi sono tra Principato e tarda antichità. Probabilmente a suggerire questa così netta contrapposizione tra Principato e tarda antichità è il fatto che ci troviamo dinanzi a documentazione assai diversa, soprattutto per l'epoca tardo antica. Abbiamo la documentazione delle consolidazioni giuridiche che ci mostra tutta una serie di fenomeni, come se questi fenomeni fossero una novità, diciamo, del IV secolo, laddove presumibilmente così non erano. Il problema è che non abbiamo una analoga documentazione per i secoli precedenti. Comunque, certamente il triennio di Massimino, è stato considerato come un triennio epocale nella storia dell'impero, tra l'altro anche da una fortunata ricostruzione moderna, quella di Rostovtsev. Rostovtsev vedeva in sostanza il triennio di Massimino come il momento nel quale si era determinato un grosso conflitto tra i soldati, l'elemento militare e poi costituito dagli stessi contadini, e invece le borghesie cittadine. Quindi leggeva il conflitto in questa forma. Probabilmente in questa forma non si può leggere il conflitto, però certamente è vero che il triennio di Massimino rappresenta una svolta
per tanti motivi. Il triennio di Massimino si conclude perché c'è una rivolta in Africa, una rivolta dei grandi proprietari fondiari dell'Africa, i quali hanno all'appoggio dei loro stessi coloni, ciò che smentisce appunto la tesi di Rostovtsev, i quali appunto eleggono, nominano imperatore Gordiano, che si associa subito il figlio dello stesso nome. La rivolta non riesce, viene domata, però tuttavia a questo punto interviene il Senato, nomina una commissione di 20 persone all'interno delle quali, di 20 senatori all'interno dei quali vengono eletti Pupienno e Balbino come, appunto, come imperatori. E Massimino a questo punto scende in Italia, ma viene battuto, Pupienno e Balbino pure loro vengono uccisi, e rimane a questo punto come unico imperatore il nipote di Gordiano, Gordiano III. Si riafferma ancora una volta il principio dinastico. Gordiano III dovrà affrontare una serie di scontri con i persiani e con i goti, che rappresentano un poco l'avvio del periodo più difficile del III secolo. Bene, chiudiamo qui la lezione, riprenderemo questo tema nella prossima. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare il sito internet di Nettuno.